Buonasera, con questa lezione inizia un ciclo su, diciamo, i progressi dell'economia politica nel Novecento, progressi fra virgolette, perché poi vedremo che i problemi che ci sono. E si inizia con la rivoluzione marginalista. Tutto, diciamo, ha origine nella dissoluzione della scuola ricardiana. Già ai tempi di Marx c'è il terzo libro delle teorie del plusvalore, tratta proprio gli economisti che iniziano a distaccarsi da Ricardo. Perché diciamo, la sfida di Marx all'economia borghese imponeva una reazione, ma imponeva una reazione alla stessa teoria di Ricardo, perché a differenza degli economisti volgari era pericolosa, e metteva allo scoperto gli interessi contrapposti fra capitale e lavoro, considerava il profitto come una sottrazione di valore al prodotto del lavoro. E non a caso i cosiddetti socialisti ricardiani si facevano a questa teoria per, diciamo, teorizzare le loro politiche. E quindi diveniva necessario smantellare l'economia classica. E a quest'opera hanno contribuito diversi, ma tra i primi a picconare la teoria classica ci fu John Stuart Mill, che è grosso modo contemporaneo a Marx, è nato nel 1806 e morto nel 73. Già Bruno in una lezione ci aveva illustrato la sua filosofia politica di carattere liberale. Una frase di Mill ci dice tutto. Se le idee di Marx dovessero diffondersi, sarebbero sovversive per la società civile. Quindi lui si poneva in forte opposizione a Marx. Però si dichiarava ancora seguace dei classici. Seguace, ma ne abbandonava il contributo principale, la teoria del valore, e gettava un ponte verso un paradigma completamente diverso dell'economia politica. Lui concorda con i classici che solo il lavoro crea la ricchezza, però dopo aver detto che concorda in maniera contraddittoria dice che anche il capitale contribuisce alla creazione di ricchezza e che i profitti quindi non sono una grandezza residuale, ma il compenso per i contributi che il capitale fornisce alla produzione. Vi leggo un pezzo perché si capisce bene da questo pezzo quanto sia arzigogolata e contraddittoria la cosa. Il capitale, rigorosamente parlando, non ha alcuna forza produttiva. L'unica forza produttiva è quella del lavoro, il quale senza dubbio è sostenuto dagli utensili e opera sulla materia prima. Non abbiamo bisogno di interdire completamente l'espressione forza produttiva del capitale. Con questa espressione non si può intendere che la quantità di forza produttiva reale che il capitalista può comandare col suo capitale. Quindi dice sì, la ricchezza, rigorosamente parlando, la crea solo il lavoro, però il capitale aiuta e quindi è giusto che gli spetti il suo compenso. Intanto, diciamo, come tutti gli economisti borghesi, confonde il capitale, che è un rapporto sociale storicamente determinato del modo di produzione capitalistico, con gli elementi materiali della sua parte costante, cioè i mezzi di produzione che hanno esistenza in tutti i modi di produzione, ma solo nel capitalismo hanno la forma di capitale. Questo si era già visto quando si parlò del metodo dell'economia politica. Cioè non c'è i passi avanti di Marx vengono negati e si torna indietro, insomma.
Fra l'altro concetto che ha introdotto Marx di forza lavoro non c'è più. Si parla di capitale e lavoro come due cose contrapposte, no? La forza lavoro che è una componente del capitale, cioè è il capitale variabile, no? No, qui si parla di capitale e lavoro come due fattori produttivi distinti. La cosa sarà ancora più chiara, poi lo vedremo con marginalisti. Il capitale costante sappiamo che incorpora in sé il lavoro passato e anche sapere e tecnologia che è stata espropriata ai lavoratori e immessa nelle macchine. Ma anche a prescindere da questo c'è una confusione tra valori d'uso e valore. Perché diciamo, i mezzi di produzione evoluti contribuiscono a produrre un maggior quantitativo di valori d'uso, però non a produrre più un neovalore, che è dato solo dal lavoro vivo aggiunto. Noi sappiamo da Marx che il valore dei mezzi di produzione si trasferisce tale e quale nel prodotto. E infatti l'intensità capitalistica viene aumentata perché per ottenere più produttività e produrre le merci più a buon mercato. Quindi non è detto che questo fatto che i mezzi di produzione più evoluti fanno produrre un maggior quantitativo di valori d'uso, una massa maggiore di merci, equivalga a dire che viene prodotto più valore. Dipende. Ovviamente in questo ritorno all'economia borghese, diciamo classica, c'è il concetto che le leggi della produzione sono naturali, sono immutabili, non possono subire limitazioni da parte delle autorità, ma devono seguire liberamente e le pulsioni dei singoli individui, i quali naturalmente ricercano il proprio utile e la propria felicità. E anche questo fatto degli individui che ricercano il proprio utile e la propria felicità è un concetto che anticipa il marginalismo, come vedremo. Un'altra anticipazione del marginalismo è che il capitale coincide con i mezzi di produzione e non comprende la forza lavoro, come dicevo prima. Di solito nelle formule che ci propinano all'università, i fattori sono K e L, capitale e lavoro. Le leggi della distribuzione del reddito in realtà hanno caratteristiche etico-politiche e vanno guidate affinché questa ricchezza venga distribuita in modo da trasformarla in ricchezza sociale. Quindi venendo ai marginalisti, i vari tipi di reddito, i marginalisti iniziano a fermarsi proprio con l'inizio del secolo, c'era qualche ippodromo prima, ma insomma, grosso modo, con l'inizio del secolo. I vari tipi di reddito, salari, profitti e rendite sono la ricompensa per il contributo che ciascun fattore produttivo dà. Questo fatto qui è la chiave di volta della teoria marginalista, che viene denominata anche impropriamente neoclassica, perché per alcuni aspetti è un ritorno all'economia classica, ma per aspetti abbastanza poco rilevanti, cioè è un paradigma completamente nuovo, non a caso si parla di rivoluzione marginalista. Però i marginalisti rispetto a Mill portano alle estreme conseguenze la tesi che lui avanzava contraddittoriamente. Qui tutti i contributi produttivi hanno pari dignità, non c'è una preferenza per il lavoro. Il capitale produce ricchezza come il lavoro. E a questa nuova costruzione teorica contribuiscono vari economisti. Qui ho riportato il nome dei più importanti, Robbins, che vedremo dà anche una nuova definizione di scienza economica, Menge, Pareto, che è italiano e che
di cui parleremo perché a proposito dell'ottimo paretiano, Machat, che lavorò sugli equilibri parziali, cioè gli equilibri per le singole imprese, Warras, che invece parlò dell'equilibrio generale, Jevons, che negando le crisi, cioè negando che le crisi fossero causate dalle contraddizioni del capitalismo, andò a studiare le macchie solari e trovando una certa correlazione statistica tra la presenza di macchie solari e le crisi, dette la colpa alle macchie solari, proprio perché non poteva essere il capitalismo la causa delle crisi. Quindi diciamo, come dicevo prima, anzi lo dicevo prima che si iniziasse, che ci fossero legati, quindi lo ripeto, questa economia è diventata una sorta di ortodossia che prevalentemente si insegna all'università, nonostante ci siano state successivamente molte e ben motivate critiche, è ancora l'ABC che ogni studente che va all'università comincia con questa roba qui che vedremo. La veste formale è molto elegante e si avvale di funzioni matematiche non lineari. C'è una modellizzazione spinta che va a scapito di una rappresentazione più articolata e realistica della realtà. Ci sono una serie di diciamo di punti di partenza, da cui poi consegue l'analisi, che sono scarsamente realistici e quindi poi anche la descrizione della realtà non corrisponde molto alla realtà. La sfera dell'economia politica viene ristretta allo studio dell'ottimale allocazione dei fattori produttivi e all'ottimizzazione delle scelte dei consumatori. Secondo la nota definizione di Robbins, quindi, come dicevo prima, Robbins definisce l'economia politica come la scienza che studia l'ottimale utilizzo di fattori che sono scarsi. Quindi il rapporto fra risorse scarse e massimizzazione della produzione e della soddisfazione dei consumatori. Quindi non ci sono più le classi, ci sono individui isolati che sono o produttori, anzi che sono e produttori e consumatori e quindi diciamo la metodologia è quella individualistica, il cosiddetto individualismo metodologico, quindi parte dagli individui e non dalle classi. I prezzi sono determinati dall'utilità marginale dei beni e dai costi marginali dei beni, i quali costi sono conseguenza della produttività marginale del capitale e del lavoro. Cosa significa marginale? Marginale significa relativa all'ultima dose del bene, cioè quanto mi è utile l'ultimo chilo di pane che ho comprato, per dire, comprato questo, quanto mi sarà utile un altro chilo di pane, piuttosto che invece un'altra cosa. E lo stesso la produttività marginale, se produco X impiegando 100 uomini, quanto mi produce il 101esimo? Ecco la produttività marginale. Entrambe sono decrescenti. Sono decrescenti perché, lo vedremo dopo perché, e quindi diciamo, di conseguenza il costo marginale aumenta, perché per produrre un'unità di bene in più, decrescendo la produttività, devo impiegare più fattori, quindi è un costo maggiore.
Questo fatto che non è un andamento lineare, cioè non è costante la produttività e l'utilità, implica che devo utilizzare delle funzioni matematiche non lineari. Questo è un esempio di utilità marginale. Non so se ci leggete, ma la prima colonna, la più lunga, ci ho messo pane. L'ho fatta io così, tanto come esempio. La seconda è vino. La terza è abiti, la quarta è energia e la quinta è cellulari. Se io nella scala delle ordinate sono i vari livelli di utilità, no? La prima cosa che è utile è il pane, cioè è più utile di tutti. Quindi se io ho una dose di reddito per comprare una cosa sola, compro il pane. Dopodiché, la dose successiva, l'utilità del pane diventa pari a quella del vino. Quindi le dosi successive mi è indifferente comprare pane o vino. Mi sono sfamato e voglio anche bere. Quando poi mi sono soddisfatto di pane e vino, mi è indifferente comprare pane, vino e abiti e così via. E quindi, in base alla mia disponibilità, grado gli acquisti secondo diciamo questa utilità decrescente. Qui si vede meglio la cosa. Le linee rosse, non vi preoccupate per questi grafici, se vi sembrano troppo astrusi e difficilmente comprensibili, è perché volevo darvi l'idea, insomma, del meccanismo, però non è grave perdersi. Le curve ognuna di queste curve rosse indica un grado di soddisfazione fra due beni, X2 e X1. X1 è nella ascisse e X2 nelle ordinate. Perché l'andamento è così? Perché proprio per l'utilità decrescente. Per avere la stessa soddisfazione, diminuendo quando sono più vicino alla lettera C, prendo la curva quella più in alto, quando sono vicino alla lettera C, diminuendo di poco il consumo di due. Devo aumentare di molto il consumo di uno e viceversa, se sono qui in alto, distante dalla C, avere il contrario, diminuendo di poco la merce 1, devo aumentare di molto la merce 2. Quindi hanno questo andamento le curve. Poi c'è il vincolo di bilancio, cioè io ho una certa quantità di soldi e il vincolo di bilancio, anche questo, si sposta verso destra se ho più soldi e verso l'origine dell'asse se ce l'ho meno, verso destra e lato, e verso l'origine dell'asse se ce l'ho meno. Però il vincolo di bilancio è una pendenza che è data dal rapporto fra i prezzi. Quindi la scelta ottimale del consumatore è quando questo vincolo di bilancio è tangente a una curva di indifferenza. Perché? Perché se, diciamo la curva A, la taglia in due punti è una curva di soddisfazione inferiore, quindi non la prendo in considerazione. La curva C non va bene perché non ho abbastanza risorse per arrivare a quel livello di soddisfazione. La soddisfazione massima che posso avere è quando invece la curva di differenza è perfettamente tangente, anzi, il contrario, il vincolo di bilancio è perfettamente tangente alla curva di indifferenza. Ora, diciamo, non so quale consumatore fa questo tipo di ragionamento, però, diciamo, così è.
anche per la produzione c'è un ragionamento simile. L'isoquanto, la linea azzurra, è il mix di fattori produttivi che posso utilizzare per produrre una certa quantità di beni. Infatti si chiama isoquanto. Tutti i punti, è l'ego geometrico dei punti in cui si produce la stessa quantità. Qui naturalmente si fa il caso di due fattori, come prima si faceva di due merci, per semplicità, perché su un piano diciamo si possono evidenziare solo due, però ovviamente possono essere molti. Per via dell'utilità della produttività decrescente, se io aumento di molto il fattore 1, ho la stessa produzione che diminuendo di poco il fattore 2, perché il fattore 2 è sottoutilizzato, e viceversa. Se io per produrre un po' di più, diminuendo il fattore 1, devo aumentare molto il fattore 2. Quindi ha questo andamento, la retta, e anche qui ho delle rette di isocost, cioè ci sono in base le rette di isocost sono rette in cui il costo è lo stesso, cioè la quantità del fattore, mettiamo sia capitale e lavoro, la quantità di capitale per il pezzo di capitale, la quantità di lavoro per il pezzo di lavoro sono sempre identiche all'interno della stessa retta. La pendenza solito è data dal rapporto fra prezzi. E anche qui il massimo che posso fare è andare a collocarmi nella tangente, perché rispetto all'isocost, la retta più interna, quella che è tangente, solo questa curva qui è il massimo che posso produrre, perché una curva più esterna, più in alto e più a destra avrebbe costi maggiori, una curva più a sinistra indica una quantità inferiore, e quindi il massimo nel punto di tangenza, dove c'ho il mix ottimale fra tutti i mix possibili, quell'ottimale è questo, cioè devo impiegare la quantità x asterisco del fattore 2 e la quantità x asterisco del fattore 1 per avere il massimo rendimento possibile. Ora, ci sono diversi studi econometrici che hanno misurato la realtà economica attingendo a dati statistici ufficiali. In Italia il primo è stato pubblicato è quello di Ocoa, qui ci sono riferimenti. Questi studi concordano nell'accertare che in realtà gli isoquanti, questa curva che si vedeva prima, tendono a essere rette e non curve. Quindi il discorso della produttività marginale non vale. Ora vi faccio vedere un grafico, questo, che è interessante perché vedremo quando faremo sraffa, che Zaffa gli fa una critica micidiale a questo grafico. Qui siamo in presenza di due tecniche, la 1 e la 2, quindi due tecniche danno due isoquanti, due isoquanti diversi, cioè due, sì. Questa linea blu che si vedeva prima,
coincide a ciascuna di queste, cioè in questa tecnica ci sono, si possono avere questi mix di fattori che si trovano lungo questa linea curva. Nell'altra tecnica l'altro mix di fattori è e quindi qui siamo in presenza di trovare il mix giusto di fattori produttivi all'interno di una tecnica data, ma il problema è duplice: trovare la tecnica giusta e trovare il mix giusto all'interno della tecnica. E allora si vede che in questo caso è il rapporto fra prezzi e fattori che determina quale tecnica si presceglie, perché se siamo il punto B è il punto di incontro, il punto in cui le due tecniche richiedono le stesse quantità sia del fattore 1 che del fattore 2. Se siamo a sinistra del punto B, è preferibile la tecnica A, perché queste due tecniche esprimono la stessa quantità di prodotto, ovviamente, no? Perché la tecnica A richiede meno fattori, cioè a parità del fattore X richiede un fattore Y inferiore, e viceversa. Mentre alla sinistra o in basso del punto B è conveniente la tecnica 2. Poi la pendenza dice quindi quale delle due in quale delle due c'è la retta di isocosto inferiore, e poi il punto di tangenza indica all'interno della tecnica qual è la combinazione dei fattori ottimali. E questo è un classico proprio, è l'ABC che insegnano all'università. La linea celeste curva indica il costo marginale. Si parte da un punto non negativo, perché anche producendo pochissimo o niente ci sono dei costi fissi. Poi via via si produce, si aumentano fattori produttivi che per effetto della produttività decrescente se ne richiede sempre di più. Nella scisse c'è la quantità prodotta, nell'ordinata è il costo. Quindi per spostarsi a destra la pendenza si aumenta sempre di più. Quindi aumento di produzione implica costi, un aumento del costo sempre maggiore, del costo unitario. Questa invece, che sembra una parabola, è il costo medio. Il costo medio parte da un valore molto alto, perché se si produce poco ci sono dei costi fissi, il costo unitario è notevole. Tende a scendere via via che si produce, fino a trovare un minimo nel punto che incontra il costo marginale. In questo punto costo marginale e costo medio sono indifferenti, sono identici, scusate, non indifferenti, sono identici. Poi chiaramente, siccome il costo marginale ha un andamento che aumenta di più, anche il costo medio comincia a aumentare, perché ogni produzione aggiuntiva ha un costo marginale maggiore di quello del costo medio, e quindi l'incrocio fra queste due curve è proprio nel punto di minimo, che è il punto ottimale. Il prezzo in concorrenza perfetta è un dato per la singola impresa, cioè la singola impresa non è che aumentando o diminuendo la produzione può incidere sui prezzi, perché è un
è un atomo, un microbo di fronte al sistema economico, non ha la forza di determinare i prezzi. Quindi il prezzo è un dato. Se il prezzo coincide con il minimo del costo medio, si ha la massima efficienza. Se è minore, l'impresa va in perdita, perché il prezzo non riesce nemmeno a riprendere il costo. Se è maggiore si ha un profitto, ma la concorrenza fa sì che allora si buttino tutti i concorrenti e quindi aumentano il prezzo e lo riportano a questo valore qui. Quindi a questo valore qui, cioè il prezzo che coincide col punto di minimo del costo medio, si ha il prezzo di equilibrio, in cui non si guadagna, c'è solo il compenso per il capitale, c'è solo la remunerazione dei fattori produttivi, ma non c'è profitto. Quindi per i marginalisti non c'è profitto, c'è solo l'interesse, tant'è vero che spesso nella letteratura marginalista si parla di interesse come sinonimo di profitto, perché il profitto non c'è, la concorrenza tende a portarlo a zero. Ora credo che siano pressoché finite queste cose qui, che penso vi annoiano anche un po', ma era per darvi un po' l'idea di quanto sia astrusa questa modellizzazione. Quindi cosa succede? Al crescere del prezzo la domanda diminuisce, perché il consumatore con l'utilità decrescente ha meno utilità a acquistare scusate, non c'è niente l'utilità, cioè al crescere il prezzo, avendo dei vincoli di bilancio, ci sono meno consumatori che possono comprare, eccetera. E quindi l'andamento della domanda è decrescente rispetto a prezzi, è influenzata questa domanda dall'utilità marginale, perché ci sono beni anche che possono essere intercambiati. Viceversa, l'offerta aumenta al crescere del prezzo, ed è influenzata da costi marginali. Quindi le prezzi e le quantità di equilibrio sono determinate dall'incrocio delle curve di domanda e di offerta. La rossa è la curva di domanda decrescente, la blu è la curva di offerta crescente. Nel punto in cui si incrociano, ambedue indicano la stessa quantità e lo stesso prezzo. Quindi per quella quantità e quel prezzo, domanda e offerta si equivalgono, e quindi si ha l'equilibrio di mercato di quel bene, equilibrio di mercato di un bene. Ora, questa cosa qui, anzi, rimanendo al grafico, questa cosa qui che vale per il mercato di un bene, vale anche per l'equilibrio generale diciamo, del sistema. Facciamo il caso dei risparmi e degli investimenti, no? Che abbiamo visto quando si fecero gli schemi di riproduzione, che l'equilibrio si ha quando risparmi e investimenti si uguagliano. Cosa succede? Succede che il prezzo del capitale è dato del capitale finanziario è dato dall'interesse. Quindi più basso è l'interesse, più che le imprese hanno possibilità di avere un margine, cioè possono offrire di più, investire di più, perché dovendo sostenere un minore interesse possono spingere la produzione più in avanti, realizzando più profitti, quindi investono di più. L'interesse è il costo dell'investimento, quindi la curva di offerta è l'investimento.
No, è il contrario, è l'investimento. Sì, più basso il più, contrario, più basso è l'interesse, scusate, quindi è quella rossa. Più basso è l'interesse, qui il prezzo è sull'ordinata. Vabbè, allora, il prezzo è l'ordinata. Quindi, più alto è il prezzo, come vedete nella rossa, e più la quantità arretra, e quindi si hanno meno investimenti. Quindi, maggiore interesse e minore investimenti, maggiore interesse e maggiori investimenti. Per i risparmiatori è il contrario, più li dai, guadagnano a prestare soldi, anche se lo fanno con la banca fa da intermediario, ma insomma è lo stesso, più è alto il tasso di interesse, più che hanno convenienza a risparmiare e a prestare questi soldi a qualcuno, forse anche la banca. E quindi anche qui si raggiunge il punto di equilibrio, perché se il tasso di interesse fosse diverso da P asterisco, fosse più in alto, succederebbe che gli investimenti a questo prezzo più in alto, si vede che gli investimenti sono inferiori al risparmio, perché il risparmio arriva molto più a destra, gli investimenti è molto più a sinistra. E quindi cosa succede? Succede che c'è un eccesso di offerta di denaro che fa diminuire il prezzo del denaro fino a che si va all'equilibrio. Il contrario, se il prezzo del denaro, quindi se l'interesse è più basso di quello di equilibrio, a questo punto, essendo più basso, gli investimenti, vedete, tendono a essere maggiori dei risparmi e quindi aumenta il costo, aumenta l'interesse e si ritorna al punto di equilibrio. Quindi questo vale anche per il mercato finanziario e dei risparmi degli investimenti, per cui il sistema è sempre in equilibrio, non c'è possibilità di crisi di sovrapproduzione. Ma questo vale anche per il mercato del lavoro. Perché se ora il prezzo è il salario e Q è l'occupazione, più alto è il salario, più che uno va volentieri a lavorare, no? Quindi aumenta l'offerta di lavoro. Però diminuisce la domanda di lavoro, perché diciamo, l'imprenditore trova meno conveniente spingere la produzione perché i costi sono maggiori. E anche qui si ha l'equilibrio, quindi non esiste nemmeno la disoccupazione. O meglio, non esiste disoccupazione volontaria, cioè ci possono essere lavoratori disoccupati perché non accettano di lavorare al salario di equilibrio. Quindi è un bel mondo quello che disegnano loro, perché non ci sono contraddizioni. Questo ve l'ho già detto facendo vedere la grafica, e questo è lo stesso. Ora, le crisi che si diciamo, facevano a Mill valgono anche per i marginalisti. In più, mentre ancora diceva di accettare la teoria del valore, anche se la emendava molto, qui gli immaginalisti dicono che i prezzi sono il risultato della scarsità dei beni o della difficoltà di produrli o della loro utilità, cioè risentono di questi fattori. Anche di fattori soggettivi, però nessuna di queste definizioni ha a che vedere con una sostanza oggettiva misurabile. Quindi non esiste una teoria del valore basata su elementi oggettivi. Però, diciamo, questa teoria, come dicevo prima, disegna un mondo idilliaco dove ognuno riceve secondo il contributo che dà la produzione, non c'è sfruttamento. In concorrenza il saggio di profitto si azzera, quindi i poveri capitalisti non possono dare di più di quello che danno ai lavoratori, tutti gli individui agiscono con la massima razionalità e dispongono delle informazioni necessarie per prendere decisioni ottimali, cioè
tutti quei grafici e vedeva e così via. Ciascuno di noi dovrebbe poterli utilizzare per fare le scelte ottimali. Qui su questo punto anche economisti borghesi hanno evidenziato che in realtà esiste una simmetria delle informazioni, per cui ci sono dei settori di società che sono svantaggiati da questo punto di vista. Però la teoria marginalista pura è questa. Quindi il sistema ottimizza l'allocazione delle risorse produttive e consumi. E si arriva all'ottimo paretiano. L'ottimo paretiano dice che si ha il massimo quando non si può avvantaggiare qualcuno senza svantaggiare qualcun altro. Finché si può avvantaggiare tutti, si procede. A un certo punto, se uno guadagna di più, un altro deve guadagnare di meno. Se uno ha più soddisfazione, un altro deve avere meno soddisfazione. E quindi, diciamo. Questa è lo, siamo in una situazione ottimale perché uno si può avvantaggiare solo a scapito di altri. Aderiscono alla legge di Tay perché dicono che le crisi possono essere provocate solo da shock esogeni. Vi ho già detto di G. Evans che le attribuì alle macchie solari. Walras con un sistema di equazioni non lineari dimostrò che l'equilibrio delle singole imprese determina l'equilibrio generale e che ogni shock esterno perturbatore viene riassorbito spontaneamente da meccanismi di mercato. È un sistema molto complesso quello di Walras, con una matematica fortemente raffinata. La moneta non ha un ruolo importante e come per i classici, ecco qui c'è un punto di contatto con i classici, è un velo, cioè se si emette più moneta si produce solo inflazione, ma non, diciamo, l'emissione di moneta non interferisce con l'economia reale, né in termini di livello della produzione, né in termini di distribuzione del reddito, né in termini di prezzi relativi. Cioè aumentano in assoluto tutti i prezzi, ma poi i rapporti rimangono gli stessi. E quindi non si parla più di economia politica, perché la politica viene messa da parte, è tutto un fattore tecnico. E quindi così comincia a parlare di scienza economica o più brevemente in inglese economics. Siccome questa scienza, come dicevo, secondo la definizione di Robbins, si limita allo studio dell'allocazione ottimale delle risorse, non si affronta né il tema di come aumentare la produzione quando è al di sotto del potenziale produttivo, cioè quando alcune risorse sono inutilizzate. E questo è evidente che sia così perché presuppongono la piena occupazione dei fattori, quindi non ci sono risorse inoccupate e quindi non si pongono quindi il problema di eliminare la disoccupazione sia di lavoro che di capitale. Né si pongono il problema di come aumentare questo potenziale, perché il potenziale, le risorse sono date in un certo momento, ma ci possono essere politiche per sviluppare queste risorse. Quindi i problemi dello sviluppo economico non se li pongono. Né si pongono il problema di come intervenire nella distribuzione del reddito, perché la distribuzione del reddito è sempre ottimale. E quindi c'è un mondo armonico dove non c'è lotta di classe, è statico, si ignorano le problematiche connesse all'innovazione tecnologica, l'individuo è isolato, egoista, non solidale, razionale, che cerca di massimizzare la propria soddisfazione. Lo definiscono massimo edonistico individuale, ognuno cerca il massimo edonistico individuale. E ha tutte le informazioni necessarie per fare questo.
Quindi l'eleganza formale si associa a ipotesi irrealistiche e anche all'impossibilità di interpretare molti aspetti della realtà del modo di produzione capitalista, tra cui il più evidente è quello delle crisi, ma anche la disoccupazione, ma anche tante altre cose. Qui vi potrei anche esentare da questa cosa qui. Comunque c'è una critica che si mantiene all'interno della logica del rapporto fra domanda e offerta, che è diventata una curiosità e anche un classico, che è il teorema della ragnatela. Sostiene che l'equilibrio neoclassico è garantito solo se gli operatori si adeguano istantaneamente alle condizioni di mercato. Cioè, se abbiamo visto nell'incrocio della domanda e dell'offerta, no? Il prezzo è tale che la domanda supera l'offerta, allora aumenta il prezzo e si raggiunge, diminuisce la domanda, diminuisce l'offerta e si ritorna al prezzo d'equilibrio, no? Quindi questo adeguamento, la produzione, diciamo, è sempre lì a disposizione, quindi è possibile questo adeguamento. Se invece è necessario introdurre il tempo, per esempio nell'agricoltura, non è che io adeguo la produzione tutti i minuti, io semino e poi raccolgo, e quando semino non so il prezzo di quando raccoglierò, e così nell'edilizia, per dire. Allora, il perseguimento dell'equilibrio in questi casi non è istantaneo, ma è per tentativi, facendo dei salti per ogni periodo di produzione. E quindi il raggiungimento dell'equilibrio non è un processo lineare, ma un processo a scatti, ma non solo, ma è possibile che l'equilibrio non venga raggiunto. Qui ci sono tre ipotesi di questo teorema: l'andamento ciclico, cioè si gira sempre intorno al prezzo di equilibrio, che è sempre l'incrocio delle rette, ma non si raggiunge mai. Qui invece, a forza di adattamenti, la spirale converge e si raggiunge il prezzo di equilibrio dopo un certo numero di periodi. E qui avviene il processo contrario, la spirale tende ad allargarsi e quindi si allontana sempre dal prezzo di equilibrio. Se avviene una cosa o l'altra, dipende dalla pendenza delle rette della domanda e dell'offerta. Se lo volete, vi faccio vedere analiticamente come avviene questa cosa, però non vorrei appesantire molto la trattazione. Ditemi voi come preferite. Nel silenzio vado avanti. Mi sembra già abbastanza pesante la cosa. Quindi, i vizi di fondo dei marginalisti sono i presupposti non realistici, la scarsa attitudine a rappresentare e spiegare i fenomeni dell'economia reale, e poi c'è anche un'incoerenza logica interna che verrà, diciamo, sollevata da Piero Sraffa. Lo vedremo quando studieremo Piero Sraffa. Ciononostante, è considerata, come dicevo all'inizio, l'ortodossia, e quindi nell'università ogni corso prevede questo tipo di trattazione e inizia con questa trattazione. E quindi l'unica spiegazione è che il valore ideologico di questa rappresentazione di un individuo isolato e egoista, dell'assenza di interessi contrapposti fra le classi, del mercato che ottimizza i risultati e quindi che non ci mettiamo le mani, che le crisi sono solo prodotte da perturbazioni esterne e non sono contraddizioni del capitalismo. Bisogna dire però che ogni ragionamento utile che è stato sviluppato successivamente da questa teoria
anche in ambito borghese, ha dovuto derogare a aspetti di questi dogmi, almeno da qualcuno di questi dogmi, perché all'interno di questi dogmi no, non si faceva un passo avanti. E io accennerò a Schumpeter che deroga solo molto parzialmente, Keynes che, e Srafa invece derogano molto, e la teoria del circuito monetario che lo stesso deroga molto. E quindi queste sono una specie di eresie rispetto all'ortodossia neoclassica. Ci sarà invece la teoria monetarista, quella che orienta le attuali politiche liberiste, che invece sarà un ritorno verso questa logica, anche se, diciamo, in maniera meno ingenua, però un ritorno fortemente lo stesso carico di forte ideologia. Si cerca di motivare però la cosa in termini un po' diversi. La prima, in questa lezione qui tratto solo della prima molto parziale eresia, è Joseph Schumpeter, che ha vissuto dall'83 al 50, quindi ha scritto nella prima metà del secolo scorso. È un allievo del marginalista von Baveck e se ne vanta e aderisce alla teoria marginalista. Von Baveck, fra parentesi, è stato il più goffo critico di Marx perché ha letto il terzo libro come un emendamento del secondo e quindi vabbè, dopo il terzo libro, scusi, l'emendamento del primo, io qui ho scritto una cosa sbagliata, scusate, la correggo. Come un emendamento del primo, e quindi diciamo la teoria del valore va abbandonata perché Marx dopo si accorge che i prezzi si determinano in un altro modo. Questa critica è goffa perché in realtà quando Marx scrisse il primo libro è molti anni dopo che ebbe scritto i manoscritti del terzo libro che poi pubblicati postumamente da Engels. Quindi, comunque, diciamo, e sempre rimanendo a von Baveck, lui è il primo che usa la dizione teoria del valore lavoro. Quando si discute di Marx e tutti dicono il valore lavoro, a me mi si rizzano i capelli, perché Marx non ha mai usato questo termine, l'ha usato von Baveck, e quindi si discute diciamo, utilizzando la fraseologia sua che insomma, a me piace poco, però comunque diciamo, Schumpeter cerca di superare i limiti del sistema marginalista introducendo la dinamica del capitalismo non in senso formale come si è visto con la ragnatela, ma partendo da ipotesi molto più realistiche. Intanto distingue l'imprenditore dal manager routinario e dal capitalista. L'imprenditore lui lo definisce e lo identifica come colui che innova. L'imprenditore è l'innovatore. Se uno gestisce l'azienda senza innovare, non è un imprenditore, è è gestore rutinario dell'azienda. E il capitalista è quello che possiede capitali e che le presta per l'attività produttive. Ovviamente una stessa persona può racchiudere le tre figure, però diciamo, concettualmente devono essere tenute distinte. Cosa fa l'innovatore? Introduce innovazione e spiazza concorrenti, cioè riesce a produrre a costi minori e quindi c'è la distruzione creativa, quella che Draghi auspica, cioè nel suo discorso fatto al forum, non ricordo come si chiama, diceva in sostanza che le imprese
come la chiamava, i morti che vivono, come si chiamano? Ora non mi viene il termine perché l'età è brutta. Comunque, le imprese che sono morti che vivono, è bene che muoiano definitivamente. Ah, zombie, le imprese Zombie, zombie. zombie. Ah, sì, ora mi è venuto in mente. Le imprese, lui è Schumpeter dice: sì, l'innovatore spiazza concorrenti se ha una distruzione creativa che è positiva. E il profitto lo ottengono solo gli innovatori, perché sul mercato possono produrre a costi minori della concorrenza e quindi hanno profitti. Mentre il gestore rutinario, in base alla teoria marginalista, non fa profitto, ma retribuisce solo i fattori produttivi. Però il profitto poi si esaurisce quando le innovazioni vengono emulate dagli altri e che la concorrenza riporta a tutti allo stesso livello. Ovviamente il bravo innovatore introduce altre innovazioni e così via, e questo è il meccanismo che fa progredire la cosa. Schumpeter detesta Marx, ne parla male. Però condivide con Marx che il sistema economico è dinamico e non statico, e quindi introduce ipotesi più realistiche. Per esempio, il ciclo economico è causato da cause endogene, non dalle macchie solari o dalle carestie. Cause endogene perché è legato alle innovazioni. Lui dice che le innovazioni si manifestano a grappoli, cioè un'innovazione importante attira una serie di innovazioni intorno a sé e quindi si va a un momento di euforia in cui tutti investono, si ha il boom, poi piano piano le cose si assestano, gli investimenti decrescono e si ha la fase discendente del ciclo. Quindi il ciclo economico è positivo perché è il fenomeno dell'innovazione, quindi diciamo, il sistema progredisce in questo modo. E non solo, ma considera che dopo una perturbazione ciclica il sistema tende spontaneamente a ritrovare un nuovo equilibrio. E da questo punto di vista sposa la teoria di Walras. Sì, questo l'avevo già detto. Quindi il ciclo non è un'indicazione di contraddizioni, è un elemento positivo che determina la distruzione creativa e il progresso economico. Però, dice Schumpeter, nel lungo periodo il sistema tende alla staticità ed è destinato a essere superato da una qualche forma di socialismo. Io qui ho provato a mettere alcuni elementi critici, secondo la mia opinione personale. Intanto solo le invenzioni epocali, secondo me, traino un grappolo di innovazioni. Per esempio, la macchina a vapore, l'elettricità, l'informatica, la loro introduzione comportano tutta una serie di... La macchina a vapore piano piano si introduce in tutti i cicli produttivi e così via. L'elettricità lo stesso, l'informatica lo stesso, nascono assi produttrici di software, si sviluppano, basta vedere anche i progressi attuali nella telematica e così via. Quindi le innovazioni epocali sì, hanno questo andamento, cioè un'invenzione, o meglio l'applicazione di un'invenzione. Traina tutta questa roba qui. E quindi spiegano le grandi rivoluzioni industriali, i cicli lunghi, quelli che la letteratura denomina Condorcet dall'economista che l'aveva individuate, un economista russo. Però non l'andamento ciclico dell'economia, perché le piccole innovazioni sì, possono anch'esse trainare grappoli intorno a sé, ma sono talmente
frequenti, che mentre si spegne una se ne attiva un'altra, e quindi complessivamente si compensano, e la distribuzione dei picchi dovuti a queste innovazioni, compensandosi con i bassi degli altri, determinano un andamento, bene che vada erratico, no, e non di segnali periodici come invece il sistema economico generalmente ha. E poi l'altro neo grosso è che non prende in considerazione la crisi di sovrapproduzione, cioè ci sono queste fasi, sono dovute appunto a queste innovazioni, ma non c'è sovrapproduzione, si aderisce alla legge di 6. E anche per questo Schumpeter era in forte contrasto con Keynes, il suo contemporaneo. È finito. Se ci sono domande. Direi che posso? Sì, certo. Direi che hai un argomento non facile, questo carattere ideologico di questa costruzione economica, quindi un carattere che prescinde dalla realtà, quindi irrealistico, idealistico, che parte da una costruzione mentale, l'idea di uomo, l'idea di società che è nella mente anziché essere nei processi ideali. Hai cercato di rappresentarla bene, secondo me l'hai rappresentata. E poi il problema è proprio questo, uno dei problemi dell'oggi è proprio cercare di riconoscere quando si costruisce una ideologia fondata appunto sull'individualismo, sulla teoria fantastica che esiste un'armonia dei punti d'incontro e che questi punti d'incontro mentali sono punti d'incontro della realtà, cioè si trasferisce una fantasia ai processi reali. Quindi in questo senso si costruisce ideologia. Questo è, secondo me, lo scopo più importante di questa tua relazione, secondo me quello che ha più, come si può dire, valenza nell'oggi, che io penso che queste ricostruzioni del pensiero economico, diciamo passato, sono interessanti nella misura in cui si riesce a trarne rispetto all'oggi e a quello che l'oggi viene ideologizzato, al nostro oggi, dei segnali importanti per districarsi in questa valanga di dati ideologici che vengono trasfusi, che vengono. Quindi, sì, nello stesso tempo, diciamo che la questione va posta, come è stato fatto in parte, in questo processo, diciamo, possiamo dire, fuoriuscita dall'ideologia e ritorno all'ideologia. Il neoclassico, il pensiero neoclassico cosiddetto, il pensiero monetarista, sicuramente per molti aspetti è un ritorno, ma nello stesso tempo è un ibrido. Quindi noi dobbiamo fare i conti con l'ideologia, ma dobbiamo fare i conti anche con questa ibridazione, che adesso è molto più concreta che in passato della realtà. La realtà è più complessa, è più intrecciata, e quindi questo pensiero, chiamiamolo monetarista, neoclassico, questa ideologia che nasce dal marginalismo, ma poi diciamo impregna, pezzi di marginalismo esistono ovviamente anche oggi, e diciamo. Proprio questa ibridazione noi dobbiamo cercare di cogliere. La critica dell'economia politica oggi, a mio giudizio, è proprio la difficoltà di saper cogliere
l'ideologia attraverso, diciamo, la lettura dei processi reali, quindi diventa una critica dell'economia politica attraverso la conoscenza e la critica dei processi reali. E così diventa più viva anche e l'attacco al marginalismo non è un attacco a un'ideologia che è sempre valido, ma che a mio giudizio è insufficiente, ma diventa un attacco alla società, ai processi di accumulazione per come vengono descritti, per come vengono alimentati e guidati, diciamo, non alimentati nel senso economico, guidati, e poi diventano, per diventare un luogo comune, complessivo, di diventare un dato che tutti noi e tutte le persone devono assumere come un dato inequivocabile, un assunto, una questione che c'è e da cui partire, anziché criticare il dato, accettarlo e andare avanti. Quindi io penso che sia in questo senso, Ascanio, io penso che il tuo lavoro sia utile, importante e quindi utilizzabile nell'oggi. Sono meno, a mio giudizio, convinto appunto che possa servire, come ho accennato prima e chiudo, come una contrapposizione, un attacco sistematico a un'ideologia in quanto tale, non perché l'attacco sia sbagliato, ma perché è meno efficace. Diventa un fatto di schieramento. La fantasia, l'ideologia, e ci pensa la realtà a farla fuori, perché i processi reali sono lì, ci sono, li vediamo, non è che sono negabili. Certamente noi questi processi ci dobbiamo stare dentro, altrimenti andiamo su un terreno sbagliato, insomma, che è il terreno di contrapporre a un'ideologia una specie di altra ideologia. Ovviamente non mi riferisco a te né alla relazione, mi riferisco a una tendenza che è sussistente. Quindi direi domande sarebbero tante, ma diciamo che io vorrei più tirar fuori il senso, se l'ho colto, e questo me lo puoi dire solo tu, della tua relazione. Sì, no, sono molto d'accordo con quello che hai detto. Lo scopo era proprio di far vedere, poi sono entrato anche nei particolari perché uno si potesse rendere conto, ma insomma far vedere il carattere ideologico di questa costruzione ovviamente questa cosa qui ha più un interesse in quanto viene insegnata nell'università e così via, quindi anche su questo terreno è giusto essere armati, però brucia molto di più sulla nostra pelle invece la versione monetarista che dicevi tu, e questo lo vedremo quando tratterò anche il monetarismo. Qui si incide ovviamente nelle politiche, cioè a differenza dei marginalisti a cui il monetarismo in parte si rifà, però loro sollecitano politiche che sono disastri sociali incredibili, che però sono motivati, la richiesta di questi disastri è motivata da una teoria, da uno schema che è giusto conoscere e anche verificarne gli elementi, diciamo, contestabili. Quindi proverò poi quando le tratterò a fare questo tipo di lavoro. Io invece ho una domanda. Vai, dimmi. Quando tu parli appunto di marginalisti, appunto come sostanzialmente degli smantellatori dell'economia politica, no? Cioè, marginalista a partire da Mille, poi insomma, tutto dal
dai successivi che proprio in maniera sistematica determinano, formano diciamo, dei modelli astratti in qualche modo, no? Modelli teorici. Ecco, di fatto smantellano l'economia politica, quella appunto di Smith, di Ricardo, e volevo capire meglio questa cosa, nel senso che insomma, ho capito il senso, però volevo che se la potevi un attimino definire un pochino meglio, perché nel senso che appunto riducono, no? Così ho capito io, riducono il processo appunto di osservazione anche in qualche modo di modello di società che Smith, anche Riccardo presentano a una appunto a delle dinamiche di carattere più ancora più astratto, no? Immaginativo. Ma è di fatto, diciamo, fondando anche un modello, basandosi su un nuovo modello, un altro modello antropologico, dell'individuo, no? Dell'individuo che appunto non è parte di una collettività, di una classe, no? Cosa che invece, in qualche modo, se non ho capito male, in Smith e in Ricardo in particolare, ancora era definito, cioè chiaramente lo vedevano da un punto di vista borghese rispetto a Marx, ma sappiamo appunto che Marx comunque, sicuramente ha preso anche diciamo, delle categorie proprio da Riccardo in particolare. Quindi, insomma, in qualche modo comunque incardinavano le dinamiche appunto del mercato e anche dei comportamenti, diciamo, individuali all'interno comunque di dinamiche appunto collettive, quindi in questo senso, diciamo così, realistiche, no? Quindi quello che volevo chiederti è questo: i marginalisti di fatto appunto determinano una sorta di creano insomma dei modelli che sono degli esperimenti teorici che di fatto vedono ogni individuo muoversi, no? In maniera diciamo separata dagli altri, e da questa diciamo dinamica si modella il mercato, se non ho capito male. È questo il senso del discorso o ho capito male io? No, no, è questo, cioè loro intanto partono dall'individualismo metodologico e quindi diciamo, gli individui agiscano alla ricerca della propria massima soddisfazione e la somma di questi comportamenti razionali determina il risultato massimo. Guardate, non è molto lontana questa cosa qui dal discorso della mano invisibile di Smith, quando dice che ognuno agendo per il proprio tornaconto fa sì che le cose vadano bene. Non è cito a memoria, dalla bontà del mio macellaio che mi aspetto della carne buona, ma dal fatto che sa fare i suoi interessi. Loro, diciamo, questa cosa la portano alle estreme conseguenze partendo da un apparato concettuale completamente diverso dove appunto non ci sono più classi, non c'è più niente, soprattutto non c'è più la teoria del valore, però diciamo approdano ugualmente a principi canonici del liberalismo dell'origine, ecco. Mi sembra sia questa la logica fondamentale. Quindi no, hai colto la questione, sì. Qui anche ci sono, ti chiedo un'altra cosa, perché insomma io questi temi li conosco ben poco. Quando dici che eliminano la teoria del valore, no? Di fatto. Cioè praticamente non riconoscono il valore di scambio.
sostanzialmente, cioè lo riassorbono il valore d'uso, per questo senso? No, dunque, loro non parlano di valori di scambio e di valori d'uso, loro dicono che valore e prezzo per loro sono sinonimi, e sono determinati dall'incrocio della domanda e dell'offerta. Domanda e offerta che risentono del fatto che la produttività marginale è decrescente, l'utilità marginale è decrescente, e ci si arriva sulla base dei ragionamenti che io ho schematizzato in quei grafici. Chiedo questo, no? Quindi la sostanza del valore non c'è, capito? La scarsità, l'utilità, sono concetti così talmente vaghi, no? Non c'è un contenuto, capito, di valore, c'è solo il fatto che il mercato valuta la scarsità, valuta l'utilità attraverso meccanismi così automatici che determinano il prezzo che per loro è anche il valore, insomma, no? Il problema di distinguere fra valore di scambio e valore di uso non se lo pongono assolutamente. Quando Marx parla appunto di questa del feticismo delle merci, no? Per cui si scambia appunto il prezzo con il valore, no? In qualche modo potremmo dire che i marginalisti, perché chiaramente Marx non c'era, quindi non è, però li avrebbe potuti come dire, criticare su questo piano, cioè che hanno nascosto appunto la teoria del valore dietro una sorta di feticismo teorico, no? Appunto dietro questo modello astratto. Non so, scusate, filosofizio. No, il feticismo mi sembra, però diciamo, potrei anche sbagliarmi, mi sembra che abbia più a che vedere con l'oggettivazione del soggetto e la soggettivazione dell'oggetto, cioè i rapporti fra le persone si manifestano come rapporti fra merci, nello scambio e così via, rapporti sociali. Nello stesso tempo i rapporti fra cose si manifestano come rapporti sociali. Poi il massimo del feticismo è nel denaro, che quindi in un oggetto è contenuto il massimo del potere sociale che si possa avere in una società capitalistica, no? Ecco, mi sembra abbia più a che vedere con questa cosa qui. Non lo so se esattamente cosa volevi dire, ma vabbè, appunto era, come dicevo, filosofeggio fra virgolette. Volevo dire appunto che Marx, appunto, quando parla di feticismo delle merci, mette in evidenza anche il fatto che nelle merci, no, si dà valore alle merci in sé, no? Senza riconoscere che le merci valgono, acquistano valore attraverso appunto il lavoro vivo, no? Che si oggettiva nella merce, appunto. E quindi si attribuisce il valore di per sé appunto al prezzo che con cui si mette sul mercato, e in questo senso appunto si nasconde quella che è appunto la componente del lavoro incarnata, insomma incardinata all'interno della merce. Questa cosa che dicevi appunto di eliminazione, diciamo, di identificazione appunto fra il prezzo e il valore, mi ricordava un po' questo, quindi mi viene da dire, ma Marx l'avrebbe forse criticati in questo senso, che hanno, come dire, no, nascosto, hanno rimosso appunto l'elemento fondamentale del valore, che è appunto della creazione del valore, che è il lavoro, no? Che si manifesta nella merce, e l'hanno nascosta dietro appunto queste curve, queste incroci tra domanda e offerta, tra prezzo e costo, e quindi
perdendo completamente il senso di quel discorso appunto della produzione attraverso il lavoro, appunto il lavoro vivo. Sì, sì, in questo senso hai ragione, non avevo colto bene quello che volevi dire. Senz'altro c'è anche questa componente, si tratta di una costruzione apologetica che nasconde cosa sta veramente dietro lo scambio delle merci, che è uno scambio di lavori sostanzialmente, cioè la divisione del lavoro presuppone la divisione sociale, non la divisione all'interno della singola azienda, no? Presuppone che le merci vengono scambiate come valori di scambio e nel rapporto di scambio si nasconde il rapporto sociale che è uno scambio di lavori, quindi che meccanismi di sfruttamento ci stanno dietro, eccetera. Quindi in questo senso sì, sono d'accordo con te. Raffaele, se vuoi parlare, accendi il microfono. Scusate, parlavo col microfono spento. Dicevo, questa questione mi ricorda una pagina di Marx del Capitale, quando parlava, dice, il grande Aristotele si domandava come mai il letto non era scambiabile con una seggiola, ma con quattro seggiole, dico per dire. Si scervellava, perché lui se lo chiedeva, il problema se lo pose. E fece proprio l'esempio del letto. E poi a un certo momento, dice, non trovando una risposta, perché non era riuscita a elaborare la teoria del valore, anche per limiti storici del suo tempo, disse, è la tradizione. La riferì alla tradizione. E quindi qualcuno in passato si era posto questo problema, anche in passato remoto. Direi che il discorso che avevi accennato prima ha valore, secondo me, oggi ancora in questo, che la relazione di Ascani, la tua domanda, legata proprio alla razionalità del mercato. Ancora adesso il mercato, compresi i mercati finanziari, c'è l'idea sottintesa che tendano alla razionalità, cioè che più che oltre che la mano invisibile è un luogo di razionalità, è il luogo in cui in sostanza tutte le contraddizioni vengono composte. C'è il totalitarismo di mercato che è tipico del monetarismo, quindi è un aspetto ideologico totalitario. Quindi uno dei portati di queste costruzioni cui si è riferita l'intervento di Ascanio è proprio in questo che noi non ce ne rendiamo conto, ma lo leggiamo, addirittura vengono trasformati in soggetti, i mercati non gradiscono, i mercati questo lo vogliono, questo i mercati lo puniscono, cioè addirittura i mercati vengono resi come soggetti coscienti, quasi come padri eterni, che dicono questo non lo vogliono e quindi te lo condannano, tu governo, se i mercati non vogliono devi cambiare, sono loro che sono razionali, non tu. E quindi
questa forma oramai è diventata quasi una cosa, diciamo, quasi scontata, cioè è presa come dato. I mercati, lo sentiamo sempre. Quindi il discorso della teoria economica obiettiva, che tiene, è la prima parte da cui partire, ma naturalmente non tanto andando a guardare, cosa che storicamente è valida, ma come storia economica, Riccardo o le vicende o Adamo Smith, ma andando a vedere, appunto, io insisto, come queste ricadute di questo passato oramai plurisecolare si spostano nell'oggi in una lettura del movimento economico che viene tranquillamente trasmessa non solo nelle università, che poi sarebbe una questione riservata agli studenti e meno dannosa, ma viene trasferita continuamente attraverso lo strumento mediatico e digital mediatico via discorrendo. Quindi senz'altro, insomma, queste cose sono importanti, in questo senso sono importanti. Sì, sono d'accordo, non ho da aggiungere niente da quello che hai detto. Se non ci sono altri interventi, si può anche chiudere qui. Io vi ringrazio di aver partecipato, purtroppo non erano molti partecipanti. Alla prossima, ciao, grazie, alla prossima, ciao.